parte sabato da Milano e aspettiamo tanta gente per dare le risposte all'uscita dalla crisi. Noi vogliamo sperare, i giovani devono continuare a poter lavorare in Italia, le nostre aziende devono poter continuare a lavorare in Italia, e questo è possibile senza l'euro. L'euro è la fortuna della Germania, di Bruxelles, dei mercati, delle banche, della finanza, delle multinazionali, non della gente che ha voglia di lavorare. Quindi risponderemo colpo su colpo a tutte le euro cazzate di quelli che dicono l'euro non si tocca, uscire non si può. Uscire si può, si deve, ci farebbe solo bene. E andrà da Renzi, si è convocato. Io da Renzi ci vado per parlare di tutti i problemi del nord, per parlare dei comuni che sono in braga di tela per colpa di Bruxelles, per parlare di esenzione fiscale per gli alluvionati, per parlare del 75% di tasse da trattenere sul territorio e per parlare di tutte le aziende in difficoltà, dalla Electrolux alla Invernizia alla Franco Tosi, che da Roma hanno bisogno di una risposta. Con disponibilità a partecipare al governo eventuale? Mai nella vita un governo di centrosinistra. Poi si sentono alcuni nomi da Prodi a Monti che fanno accapponare la pelle, anzi se qualcuno di questi soggetti avesse responsabilità di governo noi un minuto dopo li denunciamo per quello che hanno fatto in passato demolendo e massacrando un paese. Lo scontro Alfano-Berlusconi? Fa male, mi dispiace, non da politico ma elettore. I politici che litigano, che begano, che si insultano non servono a niente a nessuno, a destra e a sinistra, quindi come Lega speriamo di non doverci infilare in queste beghe interne di nessuno. L'Europa è confermante, la corsa solidale. L'Europa è liberi e forti, con tante associazioni, con imprenditori, con agricoltori, da nord a sud, perché la battaglia contro l'euro per tornare padroni della moneta, del lavoro e della speranza è una battaglia che parte da Trento e arriva a Catania, e quindi contiamo come Lega di essere capofila di un nuovo risorgimento a livello europeo. Lei ha citato i movimenti nazionalisti europei, ma ha contato in Italia di instaurare se non un'alleanza, una collaborazione con quelli italiani come per esempio Forza Nuova? No, noi stiamo dialogando con tutti quelli che vogliono un'altra Europa, fondata sul lavoro, sulle autonomie, sulle identità, sull'agricoltura, sul commercio, sul turismo, perché l'Italia potrebbe essere la prima potenza al mondo e il Nord in particolare. Detto questo, ci chiamiamo Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quindi a livello interno l'idea di autonomia e di federalismo è quella che riproporremo anche a Renzi. Un conto sono le alleanze a livello internazionale, un conto sono le alleanze a livello interno. Secondo lei Renzi ce la farà o no? È partito male, è partito come il nuovo e sta facendo quello che facevano i vecchi da Andreotti e Craxi in poi. Detto questo, siccome siamo pagati per risolvere, per proporre, per ascoltare, ci andremo partendo ad esempio dall'esenzione fiscale per tutti coloro che hanno avuto l'alluvione, il fango o la frana sotto casa. In queste di città cosa direte in particolare agli italiani? Che senza l'euro, che è al servizio delle banche, della finanza e di Berlino, l'economia in Italia riparte, ripartono i consumi, riparte la produzione. Senza l'euro, con una moneta nostra, una moneta forte, una moneta vicina alla nostra economia, riparte il lavoro e soprattutto riparte la speranza. L'euro ha ammazzato la speranza.